Ci ha fatto piacere condividere questo video, proprio per parlare di come intendiamo la sostenibilità e di farvelo vedere. Però vogliamo adesso fare un ragionamento su come il cambiamento climatico sta affliggendo i beni di cui il FAI si prende cura. E cominciamo proprio dal parlare del podere casalavorato appuntamesco di cui abbiamo appena visto il filmato. Poco dopo l'acquisizione nel 2011, una delle alluvioni più forti dell'ultimo decennio ha colpito la Liguria, in particolare le Cinque Terre, ed ha devastato interi paesi. Ci sono state delle conseguenze anche nel podere nostro. Una delle più antiche case, quella bianca, è crollata e non avevamo ancora fatto te a tempo a metterla in sicurezza. Abbiamo naturalmente cominciato a studiare come si muovevano le piogge e l'acqua in Liguria e in tutta la zona per capire con che risorse avevamo a che fare. Il posto, come abbiamo visto, non è collegato a nessuna rete idrica. I dati dei primi anni, siamo nel 2011-2012, erano buoni. La Liguria aveva una buona distribuzione di acqua con una carenza che vediamo nel grafico nel mese di luglio, ma eravamo quindi sapendo questo. Abbiamo deciso di affrontare il progetto differenziando molto l'alimentazione delle risorse idriche. Quindi abbiamo deciso di recuperare acqua dai rii, di recuperare anche l'acqua piovana e stivarla nei serbatoi e di raccogliere anche l'acqua di superficie. Durante tutto il progetto, che ha avuto un'elaborazione durata anni, ci siamo accorti che in realtà tutti i dati che noi avevamo a disposizione sulla quantità di pioggia che cadeva non erano più corrispondenti al vero. La Liguria ha avuto un drammatico crollo negli ultimi anni di quantità di piogge ed è la regione in cui la siccità ha colpito maggiormente di tutto il resto dell'Italia. Lo vediamo anche nel grafico successivo, dove è riportata nella metà di sinistra la quantità di acqua, vediamo nella provincia di La Spezia dove siamo, nel trentennio anni 60-90 ben superato dalla quantità di acqua del 2010, mentre invece nel secondo grafico, sempre riquadrato in rosso, vediamo quanta acqua è piovuta nel cinquantennio, quindi anni 60-2010, in confronto con quella del 2020. 21. Una drammatica diminuzione quindi di quantità di acqua disponibile che ci porta dove? A doverci adattare. Abbiamo sentito prima parlare il professor Castellari, anche la Musonda Mumba, della capacità di adattamento a cui siamo stati costretti anche noi, cambiando il piano di gestione, possiamo procedere, cambiando il piano di gestione delle risorse appuntamesco e quindi cambiando, per esempio, decidendo di usare meno acqua nei mesi estivi che non sono più solo luglio, ma che si sono prolungati per 4-5 mesi addirittura quest'anno, riducendo l'investimento di acqua negli orti, mantenendo naturalmente ulive e vigne perché di quelle non possiamo fare a meno, calibrando con molta attenzione anche l'acqua per usi umani. Quindi il riscaldamento globale aggrava la siccità. Capacità di adattamento, stiamo attrezzandoci per questo. Un'altra via a cui noi non possiamo rinunciare è l'importanza della collaborazione con tutti gli enti del territorio. E partiamo per condividere questo ragionamento da San Fruttuoso, dove noi negli anni abbiamo costruito insieme al comune e al parco del Monte di Portofino un progetto transfrontaliero in cui abbiamo portato avanti sia degli interventi di mitigazione del territorio, di mitigazione del dissesto idrogeologico che di difesa del territorio.
Vediamo in questa foto di cui si capisce poco, però il bianco è l'abbazia di San Fruttuoso, il profilo rosso è l'entità di territorio di cui si occupa il progetto. Non possiamo essere da soli non andiamo da nessuna parte, o collaboriamo tutti insieme, o se no, in questo caso noi che abbiamo la zona bassa a mare, non possiamo fare niente se non è assicurata anche una corretta manutenzione e un corretto progetto in tutto il resto del monte sopra di noi. Quindi siamo intervenuti sia mettendo delle reti, adesso c'è una foto in cui le reti per consolidare le sponde franose si vede abbastanza poco, ma insomma ci sono, e poi siamo intervenuti cercando di disciplinare con delle vasche di laminazione, cercando quindi di contenere il grande ammasso di acqua che si può riversare e per farlo fluire in modo ordinato ed evitare quindi devastazioni successive. Il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, l'abbiamo visto anche prima, è già stato detto, ci porta temperature più estreme. L'estate scorsa, per esempio, abbiamo assistito a dei devastanti incendi che hanno colpito la riserva del Monte Catillo a Tivoli, causando la perdita di un patrimonio forestale immenso. Gli incendi sono probabilmente di origine dolosa, però quello che noi anche qui faremo, noi abbiamo il FAIA un bene a Tivoli, che è il parco di Villa Gregoriana, è di cercare di collaborare anche qui con tutti gli enti del territorio per tornare a un presidio e una manutenzione programmata proprio del territorio, realizzando per esempio delle linee tagliafuoco o recuperando le aree abbandonate che possono essere più facilmente poi devastate dagli incendi. Certamente questo riscaldamento che ha dei periodi di siccità sempre più prolungati, con piogge sempre più frequenti e intensi e improvvise gelate, ci porta anche a un processo di sgretolamento delle nostre coste, tipico dei terreni carsici, specialmente nelle pareti verticali. Pochi mesi fa abbiamo avuto dei danni molto importanti proprio sulle sponde di Villa Gregoriana, con delle frane che hanno poi invaso i terreni e che abbiamo dovuto mettere in sicurezza con dei rocciatori che sono entrati nella parete facendo un importante disgaggio di tutto quello che era sospeso, perché noi comunque a Villa Gregoriana abbiamo molti visitatori. Vediamo la frana, che entità, no, forse l'abbiamo già vista un attimo fa, l'entità della frana, e vediamo anche la quantità di detriti che si possono riversare sui terreni, ma vediamo anche come è importante il consolidamento poi, quindi sia di sgaggio sia un ripristino di quello che sono le sponde con delle operazioni di ingegneria naturale, facendo delle fascinate, delle consolidamenti che poi saranno rivegetati e non si vedranno più. È così importante perché, lo vediamo nella slide successiva, abbiamo un pubblico molto importante. È ovvio che le sponde vanno mantenute e soprattutto continuamente monitorate per evitare di esporci a rischi. Abbiamo detto ondate di calore, abbiamo parlato di siccità, ma non ci manca niente nei nostri esempi, e a Villa del Balbianello anche quest'estate siamo stati colpiti da inondazioni che hanno devastato la strada La Regina e che hanno portato dei gravissimi danni a Balbianello, con alberi caduti, strade allagate, versanti crollati, fino ad allagare anche tutta la villa. Ecco, vediamo dei casi. Allora, in questo caso, quello che noi riteniamo che sia importantissimo e basilare in queste situazioni è una contabilità
costante e continua manutenzione, che vuole dire ripristinare i sentieri subito nel momento in cui, nell'attimo dopo dell'accadimento naturale, ripristinando le linee di pendenza, svuotando per esempio le canaline, svuotando assolutamente, liberando tutti i canali di scolo in modo che si possa resistere, resilienza, no? Si possa essere pronti a continuamente intervenire per poter smaltire queste quantità di acqua importanti. Siamo stati un altro effetto del riscaldamento da cui siamo colpiti è quello delle fulminazioni. Abbiamo sempre avuto fulmini durante i temporali estivi, la quantità di fulmini in certi beni, per esempio al Castello di Masino quest'anno o anche alla stessa Villa del Balbianello, è diventata veramente molto importante. Altra situazione in cui ci troviamo è quella delle invasioni biologiche. Il riscaldamento, della temperatura fa sì che ci siano delle presenze di specie, ornamentali, come in questo caso nella slide che vediamo, quella della palma cinese, che si diffondono molto più facilmente e che si stanno rivelando una minaccia per gli ecosistemi. Allora, quello che noi facciamo in questi casi è cercare sempre di più, non nel caso particolare di Balbianello dove ci adattiamo a vederla, ma crediamo che sia estremamente importante l'azione di recupero e di protezione del paesaggio e della biodiversità. E i progetti di recupero che noi facciamo nelle nostre aree naturalistiche ed agricole, come abbiamo visto un esempio a Punta Mestco, un altro lavoro che ci apprestiamo a fare è a Monte Fontana Secca sul massiccio del Grappa, dove abbiamo visto che l'abbandono dei pascoli contribuisce enormemente alla fragilità delle aree montane e che, private di qualunque manutenzione, diventano delle zone molto vulnerabili, portando quindi a perdita di biodiversità, ma anche perdita di paesaggio e perdita tutto sommato di cultura. Quindi, da qualche anno il FAI ha avviato un intervento per recuperare questi pascoli, che saranno riportati alla loro attività produttiva originale, con il recupero e il ripristino di tutta l'attività pastorale e l'introduzione di un allevamento sostenibile. Anche qui vorremmo concludere questo progetto mettendoci e riattivando la produzione del formaggio tradizionale locale che è il Morlacco e il Bastardo del Grappa. In conclusione, che cosa vogliamo, qual è il ragionamento per noi importante a conclusione? Che il cambiamento climatico nei beni va affrontato veramente con una visione a tutto tondo, con una visione quasi olistica che comprende non solo il risparmio energetico, la riduzione di CO2 o la riduzione dell'impronta idrica, ma anche la protezione della biodiversità, con una sempre maggiore attenzione anche a un'economia circolare in tutte le nostre attività, a cominciare anche dalle attività relative ai restauri e ai cantieri, che sono sempre state anche magari che consumano risorse. Quindi metteremo sempre di più nei prossimi anni una grande attenzione anche alle modalità con cui si interviene e non solo all'oggetto dell'intervento.